Non buttate i gusci delle uova, nel senso che oltre a non buttarli fisicamente dentro l'immondizia, non dovete utilizzarli male perché altrimenti sarà come averli buttati. Il calcio è un elemento importantissimo per le nostre piante e la sua carenza o il suo malassorbimento può portare a delle gravi fisiopatie. Vi lascio qui in alto il link del video dove parliamo di macciume apicale sul pomodoro. In questo video vedremo praticamente come rendere biodisponibile il calcio presente all'interno dei gusci delle uova senza utilizzare tecnicismi, anche perché sono un agrario, non un chimico. Vedremo passo passo come produrre un fertilizzante ricco in calcio naturale direttamente in casa nostra con prodotti che ognuno di noi ha nella sua cucina. Mi raccomando, seguite il canale per rimanere sempre aggiornati. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, tanto non vi costa nulla. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, dubbi, perplessità o altre domande. Se trovate utili i consigli che diamo in questo video, condividetelo con altri appassionati di orto come noi. Mi è capitato di leggere in giro per il web che il guscio delle uova è composto al 100% da calcio. Questa credenza ovviamente è una bufala e questa affermazione è del tutto sbagliata. Il guscio delle uova infatti è composto per il 34% da calcio, ovvero un terzo del suo peso, per il restante da acido carbonico. Insieme questi due elementi formano il carbonato di calcio. Il carbonato di calcio compone per circa il 95% il guscio dell'uovo. Questa può sembrare una piccola differenza, una differenza ininfluente, ma non è così e adesso vi spiego perché. Avete mai provato a sgretolare il guscio di un uovo? Adesso provate a versarlo in acqua. Questi due elementi non si misceleranno mai, indipendentemente dal tempo che passate ad agitare la soluzione o per quanto finemente voi abbiate potuto sminuzzare i gusci. Perché succede questo? Perché il carbonato di calcio che compone il guscio delle uova non è del tutto solubile in acqua. Appurato questo, è facile intuire che non è solubile nemmeno nella linfagrezza delle piante. La linfagrezza delle piante è quella soluzione acquosa che porta i sali minerali dalle radici attraverso l'oxilema fino alle foglie. Se vi interessa approfondire, ulteriormente faremo dei video specifici su questi argomenti. Prima di cominciare qualsiasi operazione dobbiamo sterilizzare i gusci. Sappiamo tutti da dove vengono le uova, giusto? Con la sterilizzazione eviteremo di contaminare qualsiasi cosa con eventuali batteri presenti sul guscio delle uova, tra cui quello della salmonella. Il batterio della salmonella muore a 70 gradi in circa 15-20 minuti, quindi ci basterà versare i gusci delle uova dentro l'acqua, portarla ad ebollizione e lasciarla appunto per 15 minuti. Essendo i gusci molto sottili, il calore non avrà difficoltà a penetrare fino all'interno e a sterilizzare uniformemente tutto. Procediamo quindi con la sterilizzazione. Una volta passati i 20 minuti non ci resta che scolare i gusci delle uova e farli asciugare. Io li lascerò al sole per un'altra mezza giornata, voi potete metterli in forno per 10-15 minuti, giusto il tempo di far asciugare l'acqua. Adesso, mentre aspettiamo che i gusci si asciugano, farò una breve esposizione teorica su quello che accadrà. Ovviamente questa parte di video, essendo soltanto teorica, non preclude il risultato finale, quindi potete saltarlo. Vi lascio in descrizione la scaletta, in modo che potete passare direttamente alla fase successiva. Per rendere più semplice e chiara l'esposizione del concetto, mi sono fatto prestare da mia sorella, che ringrazio, il set per strutture molecolari. Questa è la struttura del carbonato di calcio e questo elemento azzurro rappresenta il calcio. L'atomo di calcio è bloccato, quindi non è biodisponibile per le piante, non è facilmente solubile in acqua. Dobbiamo rompere questa struttura. Ovviamente non intendevo questo. Per ottenere questo risultato potremmo utilizzare qualsiasi tipo di acido, l'acido citrico, il succo del limone. In questa occasione noi utilizzeremo dell'aceto di vino bianco, ovvero l'acido acetico che è contenuto all'interno. Prima di procedere però volevo fare un piccolo appello ai chimici all'ascolto. Mi raccomando, tappatevi le orecchie perché farò delle semplificazioni che potrebbero cambiarvi per sempre la vita. Quello che conta per me in questo caso è il risultato finale, non i passaggi necessari per ottenere questo risultato. D'altro canto, a noi amanti dell'orto non importa che cos'è un
legame covalente o una forza di Van der Waals. Per semplificare ulteriormente i concetti, utilizzerò nell'esempio l'atomo di acido cloridrico. Abbiamo la molecola del carbonato di calcio, che è composta da un atomo di carbonio, 3 di ossigeno e 1 di calcio, e la molecola dell'acido cloridrico, che è composta da un atomo di cloro e 1 di idrogeno. Quando due molecole di acido cloridrico entrano in contatto con la molecola di carbonato di calcio, avviene la reazione chimica. Quello che otterremo alla fine della reazione chimica sarà una molecola di anidride carbonica, ovvero CO2, una di carbonio e 2 di ossigeno, e una molecola di acqua, ovvero una di ossigeno e 2 di idrogeno. Finalmente libero, ecco il nostro calcio solubile in acqua. Ad un risultato molto simile si può aggiungere anche portando il nostro carbonato di calcio ad una temperatura superiore agli 840 gradi Celsius, ma almeno che non abbiate un alto forno a portata di mano, la trovo come soluzione abbastanza scomoda. Nell'esempio teorico ho utilizzato l'acido cloridrico per la sua più semplice struttura. Nella pratica utilizzeremo l'acido acetico contenuto nell'aceto di vino bianco. La reazione chimica sarà leggermente diversa, ma il risultato finale sarà identico, ovvero otterremo finalmente il calcio libero in una forma biodisponibile per le piante e solubile in acqua. I nostri gusci d'uovo sono sterilizzati, asciutti e pronti per essere frullati. I nostri gusci sono pronti, adesso passiamo a pesarli. Per la nostra reazione chimica andremo ad utilizzare 500 ml di aceto e 20 g di gusci d'uovo. E 500 ml di aceto. Adesso intanto mettiamo da parte i nostri gusci. Possiamo conservarli in un barattolo di vetro a temperatura ambiente. Si possono conservare in questo modo e poi utilizzarli quando ne abbiamo bisogno. Come ulteriore prova della reazione chimica che sta avvenendo, misureremo il pH dell'aceto in partenza e poi alla fine della reazione chimica. Accendiamo il nostro pH-metro. L'acidità di partenza è 2.9. Torniamo alla nostra reazione chimica. A questo punto potete notare che si sta sviluppando questa effervescenza e l'anidride carbonica come risultato della reazione chimica. Bene, non ci resta che aspettare che la reazione chimica abbia scomposto tutte le molecole di carbonato di calcio. Ci vediamo appena termina il tutto. Sono passati 15 giorni, in realtà ne bastavano anche solo 7, la reazione ormai è completamente avvenuta e il calcio è libero all'interno della soluzione. Il carbonato di calcio che componeva i gusci delle uova ormai è stato completamente disciolto ed è stato trasformato in acetato di calcio e tutta l'anidride carbonica è stata rilasciata durante la reazione chimica, infatti avete sicuramente notato che c'era un'effervescenza. Andiamo adesso a misurare il pH della soluzione ottenuta per capire che cosa è successo. No,
la soluzione che adesso abbiamo ottenuto ha un pH di 4.9, l'aceto aveva un pH di partenza di 2.9, quindi il carbonato di calcio disciogliendosi non ha fatto altro che aumentare il pH della soluzione, portandola da una situazione di acidità ad una soluzione di quasi neutralità. Il pH leggermente acido di questa soluzione non farà che migliorare il pH del terreno e quindi migliorare l'assorbimento di altre sostanze nutritive già presenti nel terreno e magari poco disponibili. Parleremo in dettaglio di questo argomento nel video che vi linkerò qui in alto a sinistra. All'interno del nostro vasetto abbiamo messo 500 ml di aceto e 20 g di gusci d'uovo. Il calcio rappresenta un terzo del peso del guscio dell'uovo, quindi un terzo di 20 grammi, abbiamo 6,6 grammi di calcio in questa soluzione. Per facilitare i calcoli in futuro possiamo dire che approssimativamente ci sono 1,3 grammi di calcio per 100 ml di soluzione. Vi lascio qui di seguito le schede con le varie colture e i vari dosaggi di utilizzo di questo prodotto. Come sempre non mi resta che invitarvi a mettere mi piace al canale e a cliccare sulla campanella se il video vi è piaciuto, in modo da supportare il canale. Mi raccomando, mettete mi piace, condividete il video con altri appassionati di orto come noi e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se avete altre domande o se avete suggerimenti per altri video in futuro. Grazie.